Collezione di classe è il progetto della Fondazione Pastificio Cerere, che ho ideato insieme a Emanuela Pigliacelli e Claudia Cavalieri, ed ha come obiettivo quello di portare l'arte contemporanea all'interno della scuola pubblica. L'idea è quella di dotare le scuole di una collezione di arte contemporanea, nella convinzione che la frequentazione, la pratica quotidiana, il rapporto quotidiano con l'arte contemporanea negli ambienti in cui si vive possa, creare, una maggiore confidenza con questo linguaggio che viene molto spesso, recepito come ostico e complesso da parte soprattutto delle nuove generazioni. Il progetto Contemporary Stars, realizzato con la Fondazione Pastificio Cerere per collezioni di classe con l'Istituto Piaget Diaz della sede di Via Taranto, ha previsto una serie di workshop, 5 per l'esattezza, 5 appuntamenti, in cui abbiamo realizzato con una ventina di studenti una serie di disegni. Una volta chiesti loro degli stimoli legati proprio ai simboli della loro contemporaneità. L'idea era quindi quella di elaborare questi simboli e poterli fissare in una parete dell'aula magna della scuola, costellando una grande installazione permanente. E la suggestione portata loro era appunto quella di indagare su quali fossero proprio i simboli per loro fondamentali e ad esempio i risultati sono stati sorprendenti e si può vedere in alcuni esempi come chi ha realizzato la costellazione del drone o chi ha realizzato invece la costellazione del joypad della PlayStation. Questo è stato sicuramente fondamentale sia per il risultato del progetto ma anche per come i ragazzi hanno risposto a questi stimoli. Le mie aspettative erano sicuramente buone, sono state totalmente soddisfatte, sia per la partecipazione, di tutti gli studenti, sia per il risultato ottenuto. Abbiamo inoltre concluso il progetto con un appuntamento straordinario, invitando l'astrofisico Gianluca Masi, che ha fatto una lezione. Parlando delle costellazioni e delle loro mitologie, riguardanti il passato, quindi diciamo a chiusura del cerchio rispetto alle costellazioni affrontate dai ragazzi che invece erano esattamente un'indagine rispetto alla loro contemporaneità. È con immenso piacere che racconto dell'esperienza dei nostri alunni delle classi seconde che nell'anno 2019-2020 hanno aderito al progetto del MIBAC con un interesse molto particolare. All'interno di questo laboratorio abbiamo avuto la possibilità di, oltre che di ideare, questi progetti, anche di realizzarli fisicamente grazie appunto alle tecnologie di prototipazione rapida, quali le stampanti 3D o il taglio laser. Il percorso che abbiamo affrontato con i ragazzi si è suddiviso in 3 fasi, principali, ovvero l'ideazione, la progettazione e la realizzazione. E queste 3 fasi sono state caratterizzate, diciamo, dalla fase iniziale in cui c'era non veniva capito molto bene effettivamente a cosa avrebbe portato la ricerca sul quartiere e sulla scuola, ed è stato interessante proprio questo aspetto perché si è potuto vedere alla fine del percorso effettivamente come un'idea inizialmente astratta si sia potuta concretizzare in un oggetto fisico e reale e soprattutto realizzato dai ragazzi. Questa esperienza mi ha davvero emozionato perché comunque dà libero sfogo alla mia creatività. Infatti ho pure visto cose che ho solo visto in video e mai ho immaginato di vedere, tipo che ne so, stampanti 3D, eccetera. Mi aspetto un'unione da tutta la classe nell'aiutare chi ne ha bisogno e di rappresentare un bel lavoro. Questa esperienza ho imparato molte cose innovative che mi potrebbero servire per il mio ambiente scolastico e per il mio futuro lavorativo.
Gli studenti hanno partecipato attivamente a tutte le fasi dei laboratori, mentre gli artisti e i professionisti, oltre a trasmettere delle nozioni tecniche, sono stati soprattutto dei facilitatori, incuriosendo gli studenti e permettendo loro di potenziare capacità di osservazione, riflessione, scoperta e creatività, oltre alle competenze sociali attraverso il dialogo e il confronto costanti. Il laboratorio di scenografia urbana, che con collezione di classe come orizzontale ho seguito insieme ai ragazzi della sede Carlo Moneta dell'Istituto Piaget Diaz, ha come titolo messa in scena e aveva come obiettivo la realizzazione di 4 modelli che i ragazzi devono elaborare dopo aver fatto una esplorazione del quartiere Quadraro, la zona dove la scuola, diciamo, è localizzata. Era importante all'interno di questa esperienza riuscire a parlare insieme appunto ai ragazzi e alle ragazze dello spazio pubblico, imparare sia da loro, perché alcuni comunque abitano all'interno del quartiere Quadraro, quali sono le caratteristiche di questi spazi, i potenziali e in che maniera li vivono e li vedevano e anche in che maniera li immaginavano. Dopo quindi una prima fase teorica, esplorativa e di ideazione e progettazione di queste piccole strutture, ci siamo tutti insieme cimentati nella realizzazione. Sono stati dei momenti molto intensi e vivaci, soprattutto il momento della costruzione, che si è svolto all'interno della sala del teatro della scuola, e ho visto mano a mano, diciamo, sviluppare sempre di più affinità con il lavoro pratico e anche delle idee molto interessanti per la realizzazione di queste piccole scenografie. E la cosa bella è stato uscire con i ragazzi insieme a Studio Orizzontale, con cui abbiamo realizzato un'opera, e l'architetto Nasrin, e siamo usciti nel quartiere e abbiamo riscoperto tutta una serie, diciamo, di situazioni che i ragazzi non conoscevano, e soprattutto abbiamo riportato poi insieme all'interno di un laboratorio questo vissuto esterno, creando una serie di archi e di costruzioni varie che abbiamo poi, diciamo, allestito all'interno del nostro istituto. È veramente una bella esperienza che sicuramente rimarrà impressa nei nostri ragazzi e nel loro fare scuola in maniera diversa e creativa. Ora questi lavori fatti rimarranno nelle nostre classi a testimoniare il percorso fatto da loro nei primi anni di scuola, e quindi sarà fruibile a loro per tutto il percorso di studi e rimarrà anche per gli altri alunni che verranno. Con questo progetto abbiamo voluto provare a dar voce a queste 13 ragazze di questa seconda dell'Istituto Piaget, provando a permettergli di raccontare quello che volevano rispetto alla loro vita di tutti i giorni, al loro rapporto con lo spazio pubblico, con la città, attraverso scrittura di storie, attraverso dei confessionali privati, attraverso la registrazione di suoni. Abbiamo raccolto un mondo sonoro fatto di storie, di suoni, di rumori che compongono, costruiscono il paesaggio del loro quartiere. Quello che uscirà fuori è un racconto pensato per la piazza Don Bosco del quartiere Don Bosco di Roma, in cui le ragazze parlano di amore, parlano di famiglia, parlano di solitudine, parlano di quello che è la loro vita come adolescenti nel 2020 in questa città, a Roma. All'inizio c'erano molte difficoltà a esprimersi, a raccontare, a dire qualcosa che potesse avere senso secondo loro, e poi pian piano c'è stata proprio un'apertura, un cambio da parte di queste 13 ragazze che hanno sentito la possibilità, credo, di poter attraverso un microfono esprimere quello che avevano dentro,
e da qui sono nati storie di un'emozione incredibile, storie che hanno davvero, secondo me, che danno davvero il senso di che cosa significa essere adolescenti in questo preciso momento storico. Io esco da questo progetto davvero pieno di una nuova coscienza e ricco di tutte le emozioni che mi hanno voluto in qualche modo trasmettere con i loro racconti. Il progetto Collezioni di classe è stata una preziosa opportunità per relazionarci con il mondo della scuola. Abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con studenti e professori e abbiamo attivato attraverso l'arte momenti di crescita e formazione anche personale, che speriamo quindi si rivelino utili a chi ha partecipato al progetto. Tornare a scuola è un tema che riguarda non solo la poesia e la parola data, in scritta, ma è anche un tema del insegnare, cioè fare un segno dentro di noi e fuori di noi perché ci si senta parte di qualcosa di più grande. E quindi oggi questo è il mio lavoro accanto a quello di Emi Artes e di Zeno, cioè di dare la parola, prendersi un impegno, lasciarlo scritto e fare in modo che questo impegno non valga per te ma poi abbia una dimensione di relazione e di scrittura, di comprensione, di prendere insieme, che dia il vero senso. Quindi la poesia che davvero conta oggi sta nell'invisibile, tra una lettera e l'altra. Allora, in questo muro ho raccontato un po' la storia di Berta che fila in questa città che è Roma, fila e tesse la memoria di questa città e anche un po' il futuro, infatti si ricollega al muro davanti che è quello del futuro, quello di un bambino che è curioso di questa città e vuole cominciare anche lui a tessere questo filo e qui c'è la parte storica. E più che la parte storica ho rappresentato una città moderna, anche le strutture come il gasometro o la torre di Sapienza che tra l'altro è stata restaurata, che non è moderna ma è stata restaurata recentemente. Ciò che ci collega e che ci unisce. E ho dipinto questo fanciulletto, questo giovane vestito da volpe per rappresentare la giovinezza. Questo ragazzo tiene in mano un filo che è un po' il simbolo del passato, del presente, del futuro, tutto nelle sue mani. Un po' ci gioca senza sapere che cosa sta facendo, un po' è parte del suo vestito, parte di sé. E lo ricollega al dipinto che c'è sull'altro muro, che ha fatto Emi. Devo dire, per me è stata un'esperienza molto motivante dal punto di vista professionale. Mi ha insegnato delle cose nuove per quanto riguarda il rapporto con i miei ragazzi e tra i ragazzi e l'arte. Anche per i ragazzi sono partiti con tanto tanto entusiasmo, ripeto, per loro è molto importante poter attivare delle esperienze didattiche che non siano soltanto curriculari, quindi hanno accettato con grande entusiasmo e con grande partecipazione l'idea del progetto. Sono rimasti colpiti dal fatto di non poter proseguire come avevano sognato per l'arrivo del Covid. Contiamo di poter migliorare l'esperienza magari nel prossimo anno, nei prossimi anni. Crediamo tanto in questo progetto e alla sua riproducibilità su scala nazionale. Con Collezioni di classe vogliamo portare l'arte e la bellezza nella scuola attraverso la creazione di tante opere con artisti e studenti per dare vita ad un museo diffuso di arte contemporanea all'interno degli istituti scolastici italiani.